Eccoci qua, ben ritrovati, ottoliner. Benvenuti a questa nuova puntata della rassegna stramba del venerdì. Come sentite, io sono completamente intasato. Eh, io lui, io anche. anche lui quindi è un po' un osocomio. Eh, rapidamente le prime pagine dei giornali. Ah. Uh, il giornale, appunto, la, dedica il titolo principale all'annuncio di Salvini: Casa condono per i mini abusi, sanate le piccole irregolarità, interessato l'80% delle abitazioni. E questo è, diciamo, uno strumento tipico no, eh, della destra al governo per eh, rinsaldare il consenso. E, eh, ovviamente, in questo, diciamo, ci rientrano anche tutta una serie di cose che è più che più che legittimo, necessario sostanzialmente ogni tanto dare una sforbiciata perché come sapete insomma le regole in Italia sono abbastanza stringenti però ovviamente queste eh, dal punto di vista dell'ammontare diciamo dei, dei contributi dovuti eh, per i vari abusi fatti poi eh, in realtà poi va il 5% a tutta una serie di cose piccolissime che si sanavano con poco anche se quel poco ovviamente nelle casse di una famiglia normale diciamo pesa e il 95% in degli abusi giganti tipo le ville in via Appia antica ecco cioè nel senso no queste robe qua eh, o tipo le piscine sotto le mura di, di Pisa che la, un paio d'anni fa venne fuori questa cosa qua quando aprirono la passeggiata sulle mura pisane che si vennero fuori le piscine abusive eh, dappertutto, insomma, quindi, eh, ovviamente, eh, c'è sempre questa alleanza tra piccola borghesia impoverita, piccoli proprietari impoveriti. Eh, che, però, è tutta a favore diciamo, di patrimoni ben più consistenti. Sul giornale c'è poi un'intervista interessante a Tronchetti, eh, a Tronchetti Provera. Che appunto dice: Rischi mai visti, la pace va conquistata. E poi, ovviamente, la notizia un po' della giornata, che sono contento che ci sia. Tommaso oggi con noi perché è quello che insomma di politica interna ci chiappa un pochino di più e appunto i 10 arresti 72 indagati foto comprati a Bari Slavina sul PD lascia l'assessora di Emiliano arrestato il marito e Conte blocca le primarie. E poi l'altra notizia insomma della giornata che non è proprio eh, chissà che notizia però insomma Uh, la, la, continua la saga della pantomima sbirro buono sbirro cattivo del genocidio di Gaza Biden striglia Netanyahu garantire i civili a Gaza e è per quello che li mandano comunque approvano pacchetti da 18 miliardi per uh, i jet e i missili perché quelli tutelano i civili di gaza libero voti comprati campo largo finito la sinistra si scioglie a bari arresti in puglia l'accusa i consensi per il pd pagati 50 euro ora non so bene fare un calcolo se sono tanti o pochi eh, se sono presi bene ecco. per votare per votare il pd mi fai a pochi esatto, eh, esatto, eh. esatto esatto <ride> si diventa un assessore della giunta emiliano Conte rompe, non ci sono più le condizioni per le primarie. Ah, e poi c'è torna la saga Sumaoro: la famiglia Sumaoro finisce a processo. Soldi per i, migranti, per i migranti rinviati a giudizio: moglie, suocera e cognati. Eh, e poi, appunto, continua anche un po' la Querel eh, Stellantis. Stellantis, tema di coscienza, Tajani, Striglia Elkan. Immorale andare via, certo. Che se si cerca di fare politica industriale con gli appelli alla moralità da bocca, da bocca di italiani, poi diciamo credo che diciamo, non sia proprio la strategia più vincente possibile. La verità: è il Tribunale dei Ministri salva Speranza, l'ex titolare della Salute nuovamente contestato in pubblico, e poi appunto l'assessore di Emiliano è indagata per corruzione. E Conte fa saltare l'accordo con l'ashline di nuovo. La famiglia Sumaoro a processo si scanna e qui c'è appunto: diciamo, uh, coglie la palla al balzo uh, l'ex uh, maresciallo dei Carabinieri, Claudio Antonelli, oggi vice capo di re del redattore della Verità, per appunto uh, speculare sulla terribile crisi di Stellantis, che avrebbe bisogno insomma di ben altri approcci per uh, insomma portare avanti la sua battaglia climatoscettica, il progetto Stellantis sull'elettrico sull non vende, lasciamolo all'Italia, mentre insomma il problema è più che altro che l'indotto sta, eh, eh, sono stati fatti investimenti importanti per l'indotto in Nord Africa eh, sotto invito proprio di Stellantis. Stessa e poi c'è un'altra notizia interessante che appunto Stefano Piazza. Macron vuol contare di più nella nuova Ucraina. Su questo penso che abbiate in passato sentito Fazolo parlare appunto del ruolo della spartizione delle possibili ricostruzioni in Ucraina nei vari posizionamenti no? geopolitici e propagandistici. E qui c'è un piccolo approfondimento su questo. Il foglio, lasciamolo perdere. Corriere, arresti a Bari, rotto l'asse PD Movimento 5 Stelle. Salvini lancia la pace edilizia per, per le irregolarità. L'opposizione con dono mascherato. Biden a Netanyahu: la rabbia per Gaza, tutelare i civili. Ah, qui c'è una roba che appunto è una notizia per il, il nostro Nencio, esperto di ciclismo. La terribile accaduta dei campioni: attimi di paura per Vingegard, poi ci spiegherai cosa cazzo è che non sa la sigla. La stampa invece continua eh, l'attenzione particolare della stampa che abbiamo segnalato più volte, insomma su questo tema ha pubblicato molte cose molto interessanti, ormai da, 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 da mesi e mesi, tagli sanità, regioni in rivolta, il mini condone elettorale Salvini è l'80% delle case, gelo di meloni, non ho letto. La legge e poi la Cia avverte Israele. Iran pronto all'attacco. Biden e Netanyahu basta vittime civili. E poi andando oltre la Repubblica: il contropiede di Salvini, divisioni nel governo. Il vicepremier leghista propone un condono casa. La Premier è spiazzata. Non conosco la norma, non posso giudicare. E prepara un viaggio negli USA dopo le europee per andare da Trump. Questo Salvoni, Salvini Meloni, ok, all'elezione diretta dal capo dello Stato. E poi, maxi frode sui fondi PNRR usati per comprare ville, supercar e gioielli. E poi c'è questa cosa qua un po'. Uh, pura propaganda senza tanto senso, insomma, di Paolo Mastro lillo e Greg, Cuba base cinese spia, li usa sull'isola di Fidel, perché dico che è propaganda un po' senza tanto senso, perché appunto lo stesso a parte, insomma, il il titolo clickbait e sinofobico eh, di Mastro Lillo e Greg che in qualche modo ci vuole far vedere che non ci sono solo i, gli americani che hanno le basi della CIA al confine con la Russia ma ci sono anche i cinesi che hanno le basi in giro per il mondo a un, a, a un passo, a un tiro di schioppo eh, eh, da, dagli Stati Uniti appunto però è, da, è costretto in qualche modo ad ammettere anche Mastro Lillo e Greg a Bejucal, una trentina di chilometri alla mano. un misterioso centro d'ascolto in una vecchia installazione militare ma è più un messaggio che una vera minaccia, cioè nel senso deve anche un po' ridimensionare l'allarme perché appunto non è sostanzialmente un cazzo ecco, è ecco, però eh, giusto per fare un titolo e eh, fare un po' di propaganda suprematista domani lo scandalo pugliese travolge il PD, Conte adesso vuole prendersi Bari e poi Biden cerca di fermare Bibi solo a parole, eh, un plauso al domani che insomma sottolinea quanto sia fuffa. E poi appunto il manifesto torna sull'inchiesta importantissima, volevamo anche scriverci qualcosa, eh, forse vediamo un attimo eh, se appunto per lunedì prossimo... Scrivo qualcosa o se lo fa uh, Alessandro per domenica. Eh, appunto c'è cioè questa bellissima inchiesta uscita ieri sul magazine uh, Israelo-palestinese 972 che consiglio a tutti di vedere. È tutto aperto, eccetera. Se volete, poi vi metto comunque basta che cliccate 972. e Trovate subito il sito. Sull'utilizzo del come si chiama l'Avander, no? insomma quel sistema di intelligenza artificiale per uh, la definizione degli obiettivi casa, cosa molto importante perché, appunto, come anche ci ha sottolineato il nostro amico Jeff Alper, insomma, l'abbiamo forse detto anche in più occasioni: tra le varie componenti, insomma, eh, del genocidio, ovviamente si innestano varie chiavi di lettura, no? Gerarchicamente, diciamo, non ovviamente allo stesso livello. Una di queste è quanto appunto eh, Gaza sia da sempre un laboratorio per la sperimentazione di sistemi diciamo commerciali no? da vendere eh, per il controllo della popolazione, per la repressione dei riot e appunto in questo caso qua appunto anche il sistema Lavander, e comunque l'impiego dell'intelligenza artificiale in queste situazioni di conflitto completamente asimmetrico è diciamo un core business dell'apparato industriale repressivo eh, israeliano appunto a Gaza l'esercito israeliano si fa guidare dall'intelligenza artificiale un programma decide quali obiettivi palestinesi colpire scrive il manifesto il personale umano si limita ad approvare Prima opzione colpirli in casa. L'inchiesta del Magazine 972 che svela come si è arrivati a 33.000 vittime. Questo è una, una, insomma, uno scenario abbastanza interessante di sistema eh, sull'impiego dell'intelligenza artificiale, diciamo, sui fronti di guerra. E poi appunto il fatto quotidiano invece voti PD comprati e Conte se ne va. Niente primarie, secondo terremoto giudiziario il 5 Stelle teme inquinamenti ai gazebo e sceglie la forgia contro il candidato di Schlein. E poi c'è anche quest'altra notizia della giornata, appunto non notizia sostanzialmente, in Ciusci Sant'Anchè Italia Twiga eh, e accuse di truffa pure all'Imci, niente sfiducia alla ministra grazie anche a Renzi e compagni. Eh, e poi 24 ore l'altra notizia, insomma, è successo un po' di cosine no? non tutte eclata non, non eclatanti, però insomma interessanti, perché appunto ieri poi è finita la corsa per la presidenza di Confindustria, a vincere è stato Orsini, eh, che diciamo è, era un po' il candidato delle, della continuità per eccellenza, essendo già il vice. Presidente, poi eh, Gaza stremata per la fame, Biden cessate il fuoco e riduzione dei tassi per la BCE. Adesso la data è più visibile. Su questo abbiamo invitato più volte comunque alla cautela perché appunto diciamo, le, le spinte inflazionistiche dovute eh, diciamo alla speculazione che si innesta diciamo, su tutte le tensioni geopolitiche eh, possono un po' cambiare i piani abbastanza rapidamente. C'è da dire, magari eh, questo è un auspicio, insomma, in qualche modo, fino ad oggi si è reagito a queste spinte inflazionistiche che, che non avevano niente a che vedere con, diciamo, la causa principale che porta, diciamo, i monetaristi a pensare che aumentare i tassi di interesse sia la strada maestra per eh, in qualche modo indebolire la spinta inflazionistica che è appunto la eh, come si dice la spirale salari eh, prezzi salari eh, quindi diciamo sostanzialmente in, que in queste situazioni qua l'aumento la dei tassi di interesse non ha un impatto diretto sull'inflazione se l'inflazione è di carattere speculativo appunto ed è dominata da chi determina i prezzi eh, e non dalla domanda da, da sovrabbondanza di domanda come appunto in italia non ci può essere visto che è 20 mesi consecutivi che eh, il consumo eh, è in calo eh, quindi ovviamente non c'è niente di questo visto che ovviamente diciamo, eh, la tenuta del potere d'acquisto dei salari è stata fortemente messa in discussione da questi due anni, eh, abbiamo parlato spesso di sostanzialmente due stipendi che vi sono stati rubati di tasca senza che voi vi incazzaste nemmeno un pochino, eh, o almeno non riusciste a organizzarvi no, eh, per, per, per far vedere che, quanto eravate incazzati. E... Boh, va bene, basta, io queste le cose che volevo annunciare. Eh... E ora do la parola a tommy Sì, allora, prima di tutto dobbiamoci insomma la questione delle cose serie, cioè la fotonotizia del Corriere sulla maxi caduta al giro dei Paesi Baschi. Che lì è successo una cosa, è no, successo un disastro, soprattutto perché sono cascati eh, tutti insieme eh, tre dei più forti ciclisti del mondo, cioè e Ebenefond e Roglic. Roglic si è ritirato subito, però in per realtà è quello che sembra si sia fatto meno male. Bene, pollo, forse la spalla, forse no, e, e, il Wingard si è troncato tutto. Sì. Però è, è una cosa, insomma, eh, per gli appassionati de, del genere ovviamente, però di un certo interesse, perché c'era un vecchio direttore sportivo, Giancarlo Ferretti, famoso negli anni 70, 80, 90, che diceva che i campioni non cascano, non forano e non si ammalano. Ora, questa è una cosa che negli ultimi anni è sempre meno pena, cioè capita sempre più spesso che i campioni caschino, uh, si ammalino, e, e vabbè, anche fuori, Ma questo è, è più una cosa aleatoria. E, 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 e probabilmente uh, dipende, penso, da tre cose. La prima, c'è cioè un po' questa moda, questo modo di correre che a, a, appena c'è una situazione di corsa non decisiva, ma minimamente, minimamente complicata c'è cioè la corsa eh, di tutte le squadre a portare i capitani in testa al gruppo ora la strada è, è quella è, è, non è che la strada eh, si allarga o si restringe quindi se 50 corridori perché se ho 7 squadre di 6 o 7 capitani sono 50 corridori vogliono stare tutte in prima fila eh, nella strada non c'entrano e quindi si creano appallottolamenti e la gente va a terra davvero che, per esempio uno co come van der Poel eh, spesso può po', eh, insomma anche poca non fanno la corsa a stare in cima perché tanto anche se si fa una frattura del gruppo e eh, rimangano dietro 20 metri con quattro pedalate ritornano in cima no? però quest questa tendenza c'è e complica le cose però poi c'è un fattore più strutturale uno ha a che vedere con materiali e con, con lo sviluppo tecnologico delle biciclette per cui sono mezzi sempre più eh, perfetti più, più leggeri però che si guida peggio rispetto a, alle, no, alle biciclette di una volta che erano tecnologicamente meno, meno avanzate anche dal punto di vista dell'aerodinamica però avevano una, una guidabilità maggiore e poi c'è la questione e questo però soprattutto direi è la cosa decisiva perché le cadute ci sono sempre state anche se forse meno di così Ah, poi c'è un'altra cosa si passa professionisti prima Prima si passava a professionista a 24-25 anni, quando un gru in gruppo ci si sapeva già stare. Ora a 19-20 anni si passa a professionista e passa a professionista anche a certa gente e il gruppo. Ma, ancora non ha imparato a starci, no? quindi questo aumenta il rischio di cadute. Però eh, la questione è questa: io non so se eh, avete presente, ripeto è un discorso di nicchia, ma tanto si fa per far perdere un po' ascoltatori a questa disgraziata trasmissione. Eh, eh, il fisico di Bartali o, o, o di Magni, eh, quelli erano era erano persone che avevano un fisico imponente, che per correre mangiavano una quantità infinita di ova, di folli, di pasta asciutta e, anche, e lo facevano anche in corsa perché il ragionamento, allora la, la scienza medica ovviamente non è che ci avesse lavorato più di tanto, a questa cosa, il ragionamento è che tu, tu, tu sei forte più tu, saglo, più tu va forte a bicicletta perché tu hai più forza no, da imprimere sul mezzo meccanico. Ora invece eh, c'è questo lavoro eh, ossessivo eh, ossessionante sul fisico, per cui eh, sono fisici perfetti e anche appunto mezzi meccanici perfetti per correre in condizioni standard. Cioè sei sano, non hai niente, eh, non piove. Nevica, non è neanche troppo caldo, quindi il tuo fisico è lavorato mi dico, dal punto di vista medico e scientifico apposta per fare queste grandi prestazioni. Però, come c'è un colpo di vento, questi prendono o, 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 o la dissenteria o, o, o la bronchite. Come cascano, si tribiano tutti, se ora, quella appunto la lì è avvenuta accanto a un un fossetto che invece deve essere derba era di cemento, e quindi cascarci dentro bene un fa Tuttavia, se ci fosse cascato Bartali, forbidito dai suoi tempi, sì, sarebbe stato un po' rintronato, un po' dolenzito, Ma questi invece, col, col fisico che hanno, che hanno una percentuale di massa grassa prossima l1 2 il 3%, pesano 55 kg, tutto, tutto muscoli, tutti in tensione. Poi quando a terra si rompono, sono, sono, sono troppo delicati. quindi la questione fondamentale è che la ricerca medica e meccanica ha creato un connubio uomo-macchina che è perfetto per correre in condizioni standard, ma appena succede qualcosa... Che, che è abbastanza, eh. diciamo, paradigmatico no? De, del, del capitalismo avanzato eh, sì, in qualche esatto, modo, sì, sì. No? Cioè, la, sì, sì. La, la fare finta che eh, c'è una stabilità e poi esatto, non c'è sì, la sì. capacità di affrontare... Le, eh. Insomma, le cose non programmate in qualche modo esatto, esatto. ogni deviazione dallo standard è abbastanza tant tant importante tanto è vero che c'è un lavoro su, sui percorsi per esempio per renderli sempre più sicuri quasi simili a, a una pista ora poi si smette insomma si parla delle altre cose però domenica c'è la parigi roubaix il tratto decisivo della parigi roubaix è questa foresta di arenberg è un tratto di pavè tutto scortecciato nel mezzo appunto a questa foresta, a questo bosco e, e ovviamente quando si entra in questo tratto di pavè la, la strada si restringe e allo stesso tempo un po' per quello che dicevo prima, un po' anche per ragioni tattiche reali, c'è la corsa a entrarci per primi, perché lì sì davvero se tu rimani indietro all'entrata di quel tratto lì, sono 5 o 6 chilometri di strada, però tu, tu entri… In coda al gruppo, e tu esci 100 minuti dai. Primo sei il primo attaccato, no? e, e, e allora hanno fatto per rallentare eh, l'ingresso dei corridori del, del, del tratto di Pavé Ci hanno fatto una deviazione che è una specie di chicane, cioè una cosa a V che serve per rallentare i corridori perché non si faccia male. I corridori di e del Poel si sono cazzati, perché dice, io in bicicletta ci so andare lì e ci voglio entrare per primo e voglio attaccare, che almeno poi tu che devo stare, devo fare la scihanna per gruppi e non so andare in bicicletta. Però è stata una richiesta appunto delle squadre, perché i corridori bravi sono un investimento, se si rompono è un casino, tutte cose con lo sport non hanno assolutamente nulla a che vedere, ma hanno a che vedere con la finanziarizzazione di tutto. no? E quindi c'è questa tendenza che un po' oltretutto lo sport era, lo rovina. Comunque, eh, scusate, la, no, la no, no, era molto molto interessante situazione. perché è paradigmatico. Infatti, non, esatto. non, 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 non sapevo. Ma, ma, ma avevo già il titolo, diciamo, è abbastanza no? la caduta dei giganti. No? Lo schianto dei campioni. Esatto. E questo è, per quanto riguarda le cose meno serie, allora c'erano gli interni, c'è cioè appunto la questione di confindustria che è un po' il lato comico della vicenda, si può prendere Galbiate a pagina 1 di Repubblica, se era, era, era già dato un'occhiata quando un po' questa cosa delle elezioni per il presidente era entrata nel vivo. Ci inizia Lera Orsini, puntare su... Dove sei, testa. scusa? Repubblica, prima pagina dell'editoriale. Vai, vai. Dice sono due le direttrici lungo le quali si dovrà muovere la presidenza di Emanuele Orsini, l'autonomia e l'efficacia. La prima è autonomia dalla politica e da tutte quelle forze esterne a Confindustria che hanno garantito il loro appoggio a Orsini in questi giorni di duro scontro per vincere le elezioni. Non lasciarsi condizionare sarebbe stato difficile se la vittima fosse stata garantita proprio da quei voti di scambio e della parallela opera di persuasione che vari ministri ed esponenti vicini al governo hanno messo in campo, più o meno velatamente durante le ultime battute della campagna elettorale. Un'attività venuta alla luce anche prima della nomina, con le congratulazioni di Matteo Salvini, un minuto dopo la pubblicazione della lettera di rinuncia di Garrone. Segue la pagina 32. Non lo volevo leggere tutto, è solo l'inizio appunto che parla di queste due cose, perché perché poi c'era un, un aggancio col paese reale allora eccolo va ecco um. mi sono perso ah ecco eh, il ritiro di uno dei due contendenti ha da questo punto di vista fatto tabula rasa dei condizionamenti, dando la possibilità a Orsini di affrancarsi dai vari sostenitori. La sua vittoria, che sarebbe comunque stata risicata per pochi voti, è ora più figlia del ritiro di Garrone che di altro, lasciando le mani libere al nuovo presidente di Confindustria di perseguire quell'idea di indipendenza e di servizio a favore dell'associazione che dovrebbe contraddistinguere la sua figura apicale. Eh, si salta poi essere indipendenti dalla politica, consente a Confindustria di perseguire quegli obiettivi che le imprese ritengono fondamentali per supportare la loro crescita economica, che senza entrare nel merito non necessariamente coincide con l'idea di crescita di politici o di altre categorie. Ora, per far vedere invece con che cosa coincide l'idea di crescita economica di Confindustria, ho trovato due cose che hanno su, sui giornali. Una, ne avevi parlato, mi pare anche nel pippone di stamane, almeno a me è arrivata, o di ieri lo so, mi è arrivata la notifica che è su Corriere, mi pare, a pagina 22, ma la notizia si trova un po' su tutti i giornali, però io l'ho ripresa dal Corriere della sera a pagina 22. Monte Napoleone, il Civicotto al gruppo Henning di Finon, acquisti record 1,3 miliardi. Milano, il palazzo venduto da Blackstone, ospita Prata e San Loren. E eh, questo è quello che intende no? la nuova industria per, per lo sviluppo. C'è un po' su tutti i giornali, insomma, il core business ormai del capitalismo è quello della speculazione edilizia o finanziaria. O se no, altra notizia che invece non si trova su molti giornali, io mi pare l'ho presa sempre da Repubblica a pagina 6 I truffatori del PNRN fondi europei usati per comprare ville, supercar e gioielli. La Guardia di Finanza di Venezia sequestra beni per 600 milioni, 24 misure cautelari, tra gli arrestati è anche il patron della Pistoiese, qui si può leggere un pezzo, dice: primo step, creazione di bilanci falsi su società vere in modo da poter avere i requisiti per partecipare ai bandi. Secondo, presentazione di progetti di internazionalizzazione delle aziende per decine di milioni di euro, tutti da finanziare con fondi del PNRR che dovevano essere erogati da Simest, società di cassa, depositi e prestiti, che si occupa appunto di supportare la crescita delle società italiane all'estero. Terzo, incassare subito il 50% del finanziamento, pari a 150.000 euro. Quarto, spostarli immediatamente su conti correnti esteri in modo da renderli irrintracciabili. Quinto ed ultimo, farli sparire con investimenti e spese nel lusso, dai viaggi ai gioielli, ma anche reinvestendoli in altre truffe, come quelle sui bonus edilizi risultato un giro d'affari illecito per 600 milioni ieri sequestrati e questo è il capitalismo reale figuriamoci se l'avessero rubato anche il disgraziato che ha preso 100 euro più di reddito di cittadinanza a tempi no eh, però invece hanno fatto loro con i soldi del PNRR quindi la cosa ovviamente sparirà eh, presto dai giornali però finché ne danno notizia questo era in coincidenza con le elezioni Tutta la roba dell'acquisto dell del palazzo, intanto vabbè, c'è una cosa su cui uh, avevamo già in mente anche con, uh, con il volpi di fare un approfondimento perché comunque è un pezzetto diciamo del grande sconquasso che c'è nel mondo del lusso, nel senso questa è un'altra componente, nel senso c'è una guerra spietata tra Arnaud eh, che ricordiamo l'anno scorso era diventato l'uomo più ricco del mondo Pinot e anche molto a che vedere col ruolo dei fondi dentro a questo gruppo, nel senso a questi gruppi nel senso che comunque nel grande lusso Diciamo è uno dei settori dove l'influenza dei grandi fondi, quelli che vi raccontiamo sempre, quelli che possiedono sostanzialmente tutte eh, le grandi aziende che sono diventate monopoli, sostanzialmente dal big tech a big pharma al fossile, alle rinnovabili, insomma tutto. Eh, il grande lusso, diciamo, in qualche modo è un po' eh, a, a dinamiche diverse, ci sono grossi gruppi, appunto. Il principale grusso. LVMH diciamo dove c'è un gro una grossa influenza, un, un fondo pri privato, ecco, no, no, un capitalismo più familiare in qualche modo, che ad esempio è quello di Arnaud e dentro questo mondo si sta sviluppando una grossa uh, guerra diciamo, all'ultimo sangue per appunto completamente finanziarizzare il mondo del lusso. Eh, che diciamo fa già cacare così, quindi diciamo non è che faranno più di tanti danni, però per sempre sottolineare, diciamo, alcune tendenze strutturali del capitalismo in declino, no? eh, E la cosa interessante, cioè interessante sconvolgente dell'affare, ora magari ho detto, no? Un palazzo storico, ovviamente Napoleone, 1,3 miliardi, si fa fatica anche in qualche modo a capire di cosa stiamo parlando, per portare, dare una cifra, insomma, che invece riusciamo a capire bene, è, è il il prezzo di vendita è 110.000 euro al metro quadrato. Cioè, ripeto: 110.000 euro un metro quadrato di un palazzo appunto di quelle dimensioni lì. Quindi diciamo ovviamente diciamo, la sconnessione tra il valore d'uso. E il prezzo no? è una roba che ormai ha raggiunto le dimensioni ridicole. Cioè siamo appunto al tulipano che costa 10.000 euro, cioè è quella roba lì, cioè non ha nessuna giustificazione, nessuna possibilità di ritorno, eccetera, se non que questa operazione qua diciamo, è per pompare le azioni, cioè un'operazione un di public relation e di marketing eh, gigantesca, globale, nella strada della moda per eccellenza decide il king in questa guerra tra marchi del lusso il king del lusso sono io e posso anche comprarmi con 1,3 miliardi un palaz una palazzina ecco e, e quindi diciamo questa cosa qua diciamo è importante da tenere conto perché mh, consolida diciamo quello che diciamo sempre in termini di cosa comporta come funziona e cosa comporta la finanziarizzazione e mi chiedo no no ma è ottimo e beh... Per quanto riguarda l'altra vicenda, la questione di Bari, ehm, la, la questione del sede dal punto di vista giudiziario si può prendere eh, dal fatto quotidiano, che ovviamente, come sempre, su queste cose è, è informato a pagina 2 dice vabbè, Puglia il crack PD voto corrotto si dimette un'assessora di Emiliano per capire proprio tecnicamente cosa è successo si può prendere da questo articolo di Vincenzo Iurillo l'ennesima bufera giudiziaria sul PD e sulle imminenti amministrative di Bari si scatena in mattinata altri otto arresti tra i quali il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli ma soprattutto Sandro Cataldo marito dell'assessore regionale pugliese d'Emma e Trasporti Anita Mauro di Noia, anche è indagata, perquisita e dimessasi all'istante dalla giunta di Emiliano. Tra l'altro, come scriveva Travaglio giorni fa, mi pare forse se l'ha letto proprio insieme, era un venerdì, è tutta gente che, viene, che è transitata allegramente al PD dal centrodestra. Quindi c'è un problema anche politico con queste, queste cose qui, c'è cioè che, che, cioè appunto questo vasi comunicanti. Per cui basta la gente porti un pacchetto di voti e non si sta a guardare tanto come la pensa, chi rappresenta eccetera eccetera. E la seconda inchiesta in meno di tre mesi a toccare la politica e il voto di scambio, anche, a, eh, anche se questa volta, a differenza dei 130 arresti del 26 febbraio scorso, dagli atti non emerge il ruolo dei clan che hanno spinto il Viminale a inviare a Bari la commissione d'accesso a febbraio un accenno a Mauro Di noi arriva dalle indagini sull'avvocato Giacomo Olivieri accusato di voto di scambio con i clan insieme con la, com con la compagna Maria Carmelo Russo consigliera comunale eletta nel centro-destra e poi transitata nel centro-sinistra appunto e quindi c'è questa questione di questo, di questo voto di scambio e il precipitato politico però eh, che se ne occupa anche lo stesso fatto quotidiano a pagina 3 ma anche, mi sembrava, c'erano diverse cose anche sul Corriere, sempre a pagina 3, eh, ormai per comodità si può prendere dal fatto quotidiano. Conte chiude i gazebo, la forgia corre da solo contro il PD di Schlein. Riferimenti si sono dati, ma insomma la, il nocciolo della questione è che c'era il programma queste primarie tra il candidato del PD e il candidato dei 5 Stelle perché avrebbe fatto il candidato sindaco della coalizione. Eh, allora, i, i Conte, eh, i maligni dicono che vedeva l'ora di, di, di dare un segnale di, di rottura col PD. Ha preso la palla al balzo di questa cosa di Bari per, per, per correre da solo, perché si è fatto ingolosire da questa vicenda e pensa di poter tornare, no, Un po' con quel giochino che facevano Cinque Stelle dei primi tempi di presentarsi da soli di, di, di sfruttare le debolezze di quelle di quell'altro per imporsi. Cioè, però, però dal punto di vista, boh, si può dire, filologico, la questione è che lui aveva paura che questo sistema di voto di scambio servisse anche per falsare le primarie, perché questi appunto hanno dimostrato di essere in grado di comprare voti, quindi dice ma perché io devo fare le primarie, andare a fare primarie con gente che voti me li compra e quindi io contro da solo. No? E quindi c'è stata questa rottura a Bari che... Territorio dove storicamente il centro sinistra è più forte del centro destra, dove il PD è forte, ma è in una regione dove sono forti anche 5 Stelle, quindi a questo punto saranno scenari che boh, forse di 33, 33, 33, non lo so. Magari poi la destra sarà avvantaggiata. Infatti, poi i giornali parlano anche delle reazioni dell'Ashline e diceva ah, così si fa vincere la destra, eccetera, eccetera. però uh, questa era la. Uh, la questione e di interni fare delle cose interessanti. Poi quello che tu hai rammentato te sul, sugli articoli della stampa sulla, sulla sanità. C'è anche sul Repubblica invece un'intervista a Locatelli. No, sempre sulla stampa. Forse se mi sbaglio. no? A cui sostanzialmente dice paura si faccia la fine degli, degli Stati Uniti. E, eccolo qua. Salviamo. L'accesso gratuito alle cure mi angoscia l'idea di un modello USA, quindi il presidente del Consiglio Superiore della, della Sanità, che è diventato famoso ai tempi, tempi del Covid, ma è sicuramente una persona che al Servizio eh, Sanitario Nazionale ci tiene, quindi l'intervista è senz'altro da, da segnalare. Per quanto riguarda gli esteri, ah, c'è cioè una frecciata a, a, a pagina 19 del Corriere: eh, Rampini torna in Cina dopo 5 anni degli amanti del genere io se tendrei a fregare scusa, scusa, se... scusa, 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 sul scusa, Corriere scusa. a pagina 19 eh, eh, io, to... io me ne fa una ragione però se, se qualcuno fosse, fosse interessato va lì dice ah ora sui taxi si paga la carta di credito tipo qualcosa il cioè, livello mi sembrava più o meno questo però insomma eh, Rampini è tornato in Cina dopo cinque anni i cinesi non vedevano l'ora c'è su Repubblica invece due pagine, la pagina 19 l'ha già fatta te, la questione della base, della base cinese a, a Cuba, con tutti gli annessi e i connessi ad Alecarre, però forse più interessante è un, è un retroscena, eh, non so quanto affidabile, però insomma pagina 18 scusa dove sei? mi sono perso a pagina 18, 18 di Repubblica Kiev nell'alleanza dopo la resa lo scenario temuto dall'Europa se Trump vince le elezioni è eh, dell'inviato a Bruxelles del, del, del corrispondente a Bruxelles di Repubblica eh, Claudio Tito c'è questa cosa che serpeggia tra i leader europei dice Claudio Tito una transazione per chiudere la guerra, territori in cambio di sicurezza, rinunciare cioè alle regioni occupate dai russi ma con la garanzia per l'Ucraina di entrare subito nella Nato. Non si tratta di un'ipotesi discussa formalmente durante l'ultimo vertice dell'Alleanza a Bruxelles, ma di certo di una possibilità che ciclicamente ritorna in tutte le conversazioni informali anche negli ultimi giorni, E sta anzi diventando il motore per accelerare sugli aiuti a Kiev. Non è un caso che mercoledì scorso il segretario generale Stoltenberg abbia rilanciato l'idea che prima o poi ci sarà l'adesione del paese guidato o la da Zelensky e ieri è stato il segretario di Stato USA Blinken a riproporre questa prospettiva. Perché? Per due motivi. Il primo è semplicemente che questo scambio viene considerato da molti esperti una delle soluzioni possibili per porre fine alla guerra. Non è un'opzione valutata al momento politicamente, ma è sul tappeto di fatto. Il secondo motivo è più concreto. Molte cancellerie europee e la stessa Casa Bianca hanno cominciato a convincersi con preoccupazione che questa potrebbe essere la carta di Donald Trump nel caso in cui vincesse le elezioni di novembre. L'ex presidente americano ha più volte assicurato che se tornerà ad essere il Commander in Chief... Chiuderà il contenzioso Mosca-Kiev in un battibaleno e questa sarebbe appunto la mossa per ritagliarsi il ruolo di kingmaker Maker della pace. Quindi questo è lo scenario che secondo alcune voci di corridoio insomma, si aprirebbe con la vittoria di, di Trump alle, alle elezioni. E invece, più di sostanza, questo l'hai già segnalato, l'avevo selezionato per leggerlo, il manifesto, pagina 2 sulla questione del ruolo dell'intelligenza artificiale no? nel, nella guerra nel, nello sterminio nello sterminio a Gaza. C'è 20 secondi per uccidere, lo decide la, uh, la macchina in Italia, insomma uh, penso sia la traduzione no? de, de, degli articoli del quotidiano del, della rivista, insomma, 97, 972. Sì, sì, c'è scritto proprio, gli estratti dell'inchiesta so, pubblicata da 972. Questo, qualche penso sia un tempo, sì, se ne può leggere, un pezzo dice nel 2021 è stato pubblicato in inglese un libro intitolato The Human Machine Team, How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence. That will revolutionize our world. Che praticamente è un libro che ha il titolo più lungo della storia. Eh, sotto lo pseudonimo Brigadier General YS, in esso l'autore, un uomo che abbiamo confermato essere l'attuale comandante dell'unità di intelligence dell'Italia 8200, sostiene la necessità di creare una macchina speciale in grado di processare rapidamente enorme quantità di dati per generare migliaia di potenziali obiettivi per gli attacchi militari nel mezzo di una guerra. Una tecnologia del genere, scrive, risolverebbe quelle che ha descritto, che ha descritto come strettoie umane, sia nell'individuazione di nuovi obiettivi che nel processo decisionale per approvarli. Una tale macchina, se è scoperto, esiste davvero. Una nuova inchiesta condotta da 972 Magazine Local Call rivela che l'esercito israeliano ha sviluppato un programma basato sull'intelligenza artificiale noto come La Vender. Secondo sei ufficiali di intelligence israeliani, i quali hanno tutti servito nell'esercito durante la guerra attuale a Gaza e sono stati direttamente coinvolti nell'uso dell'intelligenza artificiale per generare obiettivi da assassinare, la Vender ha giocato un ruolo centrale nei bombardamenti senza precedenti dei palestinesi, specialmente durante le fasi iniziali della guerra. Formalmente il sistema La Vender è progettato per, individua per individuare tutti i sospetti miliziani dei rami militari di Hamas e del jihad islami, incluso quelli di basso rango, come potenziali obiettivi di bombardamento. Le fonti hanno anche raccontato, a più 972 e il local call, che durante le prime settimane della guerra l'esercito ha quasi completamente fatto affidamento sulla Wender, che ha contrassegnato come sospetti militanti fino a 37 palestinesi e le loro case per possibili attacchi aerei. Il risultato, come testimoniano le fonti, è che migliaia di palestinesi, la maggior parte donne e bambini o persone non coinvolte nei combattimenti, sono stati spazzati via dai bombardamenti israeliani specialmente durante le prime settimane della guerra, a causa delle decisioni dell'intelligenza artificiale. Non ci interessava uccidere militanti di Hamas solo quando si trovavano in un edificio militare o erano impegnati in un'attività militare, ha detto a un ufficiale dell'intelligence. Al contrario, le IDF li hanno bombardati nelle loro case senza esitazione, come prima opzione. È molto più facile bombardare la casa di una famiglia. Il sistema è progettato per cercarli in queste situazioni. L'indagine che segue è organizzata secondo le sei fasi cronologiche della produzione altamente automatizzata di obiettivi da parte dell'esercito israeliano nelle prime settimane della guerra di Gaza. Non so se si legge tutto. Oh. Vai, 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 avanti. Vai. Generazione degli obiettivi. Nell'esercito israeliano il termine obiettivo umano si riferiva in passato a un alto funzionario militare che secondo le regole. Del Dipartimento di Diritto Internazionale Militare poteva essere ucciso nella propria casa privata anche se erano presenti civili. Le fonti di intelligence hanno riferito il 972 e Local Call che, durante le guerre, <ride> le guerre precedenti di Israele, poiché questo era un metodo particolarmente brutale per uccidere qualcuno uccidendo uccidendoci un'intera famiglia insieme al bersaglio. Tali obiettivi umani venivano contrassegnati molto attentamente, solo i comandanti militari venivano bombardati nelle loro case per mantenere il principio di proporzionalità dettato dal diritto internazionale. Ma dopo il 7 ottobre l'esercito ha adottato un approccio radicalmente diverso. Nelle guerre precedenti, per autorizzare l'assassinio di un singolo obiettivo umano, un ufficiale doveva attraversare un complesso e lungo processo di incriminazione verificare, incrociando le prove, che la persona in questione fosse effettivamente un alto ufficiale del braccio militare di Hamas, scoprire dove viveva, i suoi contatti e infine quando era a casa in tempo reale. Tuttavia, una volta che l'elenco è stato ampliato per includere decine di migliaia di miliziani di rango inferiore, l'esercito ha optato di fare affidamento su software automatizzati e intelligenza artificiale. Il risultato, testimoniano le fonti, è che il ruolo del personale umano nell'incriminare i palestinesi come operatori militari è stato messo da parte e l'intelligenza artificiale ha fatto la maggior parte del lavoro al loro posto. Le fonti hanno detto che l'approvazione per adottare automaticamente le kill list di La che in precedenza erano state usate solo come strumento ausiliario, è stata concessa circa due settimane dopo l'inizio della guerra, in seguito a un controllo manuale da parte del personale dell'intelligence sull'accuratezza di un campione casuale di diverse centinaia di obiettivi selezionati dal sistema di intelligenza artificiale. Quando quel campione ha rivelato che i risultati di Lavender avevano una percentuale di accuratezza del 90% nell'identificare nell l'affiliazione di un individuo con Hamas, l'esercito ha utilizzato. Ha autorizzato l'utilizzo del sistema su vasta scala. Da questo momento, le fonti hanno affermato che se la Vendor stabiliva che un individuo fosse un militante di Hamas, erano essenzialmente invitati a trattarlo come un ordine, senza necessità di verificare indipendentemente il perché la macchina avesse fatto quella scelta o di esaminare i dati di intelligence grezzi su cui si basava. Un essere umano doveva verificare l'obiettivo solo per pochi secondi, ha detto B. All'inizio facevamo dei controlli per assicurarci che la macchina non si confondesse, ma a un certo punto ci siamo affidati al sistema automatico e abbiamo controllato solo che l'obiettivo fosse un uomo. Per effettuare il controllo maschio-femmina, vi ha affermato che nella guerra attuale impiegavo 20 secondi per ogni obiettivo e ne colpivo dozzine ogni giorno. Non avevo alcun valore aggiunto in quanto essere umano, a parte essere un timbro di approvazione. Ci ha risparmiato tempo. È una cosa di una bestialità. Collegamento degli obiettivi con le case. La fase successiva nella procedura di assassinio dell'esercito è individuare dove attaccare gli obiettivi generati dalla Wagner. Le fonti hanno spiegato che una delle principali ragioni per il numero di morti senza precedente fatti dagli attuali bombardamenti israeliani va ricercata nel fatto che l'esercito ha attaccato sistematicamente gli obiettivi nelle loro case private, insieme alle famiglie. Per identificare il momento in cui i miliziani entrano nelle abitazioni in tempo reale sono stati sviluppati vari software aggiuntivi. Programmi che tracciano migliaia di individui contemporaneamente, identificano quando sono a casa e inviano un avviso automatico all'ufficiale di targeting che poi segnala la casa per i bombardamenti. Uno di questi software di tracciamento si chiama Where is Daddy? Si inseriscono centinaia di obiettivi nel sistema e si aspetta di vedere chi si può uccidere, ha detto una fonte. Anche i dati provano questa politica. Nel primo mese più della metà delle vittime, 6.120 persone, appartenevano a 1.340 famiglie, molte completamente annientate mentre si trovavano nelle loro case, secondo le cifre dell'ONU. Un'altra fonte ha detto che ogni volta che il ritmo degli assassini diminuiva, venivano aggiunti più obiettivi ai sistemi come Where is Daddy?, hanno aggiunto che la decisione su chi inserire nei sistemi di tracciamento poteva essere presa da ufficiali relativamente di basso rango nella gerarchia militare. Una volta che la vender ha contrassegnato un bersaglio per l'assassinio, il personale dell'esercito ha verificato che fosse di sesso maschile e il software di tracciamento ha localizzato il bersaglio nella sua casa. Uh, la fase successiva è la scelta della munizione con cui bombardarlo. Nel dicembre 2023 CNN ha riportato che secondo le stime dell'intelligence statunitense circa il 45% delle munizioni utilizzate dalle forze aeree israeliane a Gaza erano bombe stupide note per causare più danni collaterali rispetto a quelle, guida a quelle guidate. Tre fonti dell'intelligence hanno riferito che gli obiettivi junior contrassegnati dalla Vander venivano uccisi solo con bombe stupide, con lo scopo di risparmiare armamenti più costosi. Una fonte ha affermato. Che nell'attaccare gli agenti di rango inferiore, incluso quelli identificati dai sistemi di intelligenza eh, abituale, come la Vender, il numero di civili che potevano essere uccisi insieme a ogni obiettivo, era fissato nelle prime settimane di guerra fino a un massimo di 20. Un'altra fonte ha sostenuto che il numero fisso fosse 15. Secondo A, il Dipartimento per il, il Diritto Internazionale, scusate, dell'esercito non ha mai dato una simile approvazione generale per un livello così alto di danni collaterali. Ti dicono direttamente, puoi ucciderli insieme a molti civili, no, puoi ucciderli insieme a molti civili, non è che glielo chiedano, glielo dicono. Ogni persona che ha indossato una divisa di Hamas nell'ultimo anno o due poteva essere bombardata insieme a 20 civili assassinati come danni collaterali, anche senza un permesso speciale. In pratica il principio di proporzionalità non esisteva. C'era una politica completamente permissiva riguardo alle vittime delle operazioni, così permissiva che a mio avviso conteneva un elemento di vendetta, ha sostenuto di una fonte di intelligence. Le fonti hanno detto che il sistema era talvolta così impreciso che i comandanti non sapevano se sarebbero stati i civili a costituire il danno collaterale dell'attacco. O i combattenti che non erano stati ancora individuati. In altre parole, non sapevano se stavano per uccidere i civili o i militanti. In effetti, il sistema era talmente imperfetto che, in una certa occasione, le fonti hanno detto che un'intera famiglia, che presumibilmente era stata identificata come evacuata, è stata uccisa. Era chiaro che il sistema non funzionava, ma hanno detto che avremmo dovuto continuare a usarlo. Tre fonti dell'intelligence hanno detto, più 972 e local call, di aver assistito a un incidente in cui l'esercito israeliano ha bombardato la casa privata di una famiglia e in seguito si è scoperto che l'obiettivo previsto dell'assassinio non era nemmeno all'interno, dal momento che non è stata effettuata alcuna verifica ulteriore sul te in tempo reale. Non sai esattamente quante persone hai ucciso e chi, ha detto una, una fonte di intelligence al local call per una precedente indagine pubblicata a in gennaio. Ma mentre l'esercito può passare oltre senza soffermarsi sul numero delle vittime, Amjad al-Sheikh, residente di Shujaia, che ha perso 11 membri della sua famiglia nel bombardamento del 2 dicembre, ha detto che lui e i vicini stanno ancora cercando i corpi. Ancora adesso ci sono corpi sotto le macerie, 14 edifici residenziali sono stati bombardati con i residenti dentro. Alcuni dei miei parenti e vicini sono ancora sepolti vivi. Questa, è proprio la, 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 te, la, la, la tecnica, insomma, la spersonalizzazione della morte, nonostante terribile. No, volevo commentare un po' perché ho visto un po' in chat. È partito secondo me un po' di delirio. Nel senso sembra quasi. No, questa è una scusa per deresponsabilizzare Israele. Eh, no, non funziona così, nel senso che c'è una proporzionalità che continuano a difendere cioè, no, poi che noi siamo tutti d'accordo sul fatto che è evidente che questa proporzionalità non ci sia e eh, eh, va bene, siamo ovviamente tutti d'accordo, ma non siamo tutti d'accordo, nel senso siamo d'accordo noi <ride> però eh, i media tradizionali ad esempio non sono d'accordo no? Nel senso c'è cioè, cioè, sempre un dibattito no? è proporzionale o non è proporzionale? è diritto alla difesa o non è diritto alla difesa? Eh, questa inchiesta qua che è, eh, No, non è eh, la stampa non è il Jerusalem Post è 972 che è una, un media super attenzionato in Israele e, e, diciamo, che contesta eh, il governo israeliano e non solo quello di Netanyahu contesta l'occupazione in generale è un media israelo-palestinese quindi diciamo eh, tipo il nostro Jeff Halper che ha un'associazione per la ricostruzione delle case demolite israelo-palestinese questa cosa qua c'è scritto nero su bianco che non c'è proporzionalità. E, e che viene. E questa cosa qua è sistematizzata. e Per eh, ovviare a uh, eventuali eccessi della macchina, il, il corpo militare ha 20 secondi di tempo. Il che vuol dire che dà sempre solo ok. E quindi. Eh, 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 diciamo mh, legittimando, ufficializzando il fatto che non c'è proporzionalità, è quello che diciamo dall'inizio. Il punto è proprio quello, no? Cioè, siamo passati da attacchi, ritorsioni che prevedevano che per ogni milita presunto militante potessero esserci 3-4 vittime collaterali. A un sistema sistematizzato, scritto nero su bianco, cioè contemplabile che dice che le vittime eh, civili eh, legittime, no? eh, in caso di individuazione di un eventuale eh, militante di Hamas sono nell'ordine appunto 15 c'era scritto, no? Di qualche 15 20 o 15. Eh, 15 20, esattamente quello che diciamo dall'inizio. Questo è oggettivamente davanti a un tribunale internazionale un crimine di guerra senza, cioè, senza passare dal via. Cioè, se te porti il codice e dici gli attacchi sono stati fatti così: porti il codice all'AIA e gli dici: nel codice c'è scritto: per ogni eventuale militante si possono uccidere 15-20 persone. È un crimine di guerra, punto. Cioè, nel senso, non, eh, mi sembra che non, non, non cogliate un po', non c'è nessuna deresponsabilizzazione C'è proprio la dimostrazione chiara della responsabilità genocida volontaria eh, da parte di Israele. Quindi è esattamente il contrario di come. Eh, L'avete presa. Eh, e poi soprattutto, come diceva qualcuno, è molto importante perché, diciamo, il dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale di fronte di guerra è oggi diciamo una cosa di, di estrema attualità. Soprattutto perché, eh, in qualche modo, la guerra è cambiata invece che fare. Ieri vedevo la teoria dei tre corpi. No? L'adattamento di Netflix, tra l'altro, fatto parecchio male di. Di tre capolavori della fantascienza cinese e, e, e diceva: c'era cioè, il comandante della nave. Eh, di una nave che gli dice: Questo è un cacciatorpediniere che ha questi, eh, insomma, esponeva al capo dell'MI5 no, eh, il funzionamento, diciamo, pregi e difetti di quella imbarcazione lì. E lui gli dice: Se avessi un miliardo di dollari oggi invece che fa una fregata del genere, un cacciatorpediniere del genere farei eh, uh, un milione eh, o centomila droni. Allora, per gestire centomila droni c'è solo un modo, è l'intelligenza artificiale. Cioè, non è che... Eh, c'è so, anche la responsabilità diretta, no? L'abbiamo vista in Ucraina, la responsabilità diretta del militare che controlla. Però il controllo, la comunicazione tra uh, militare e drone, poi viene subito, insomma, facilmente, rapidamente, i russi almeno sono riusciti a fare questo, intercettata da, da, dagli strumenti di guerra elettronica che disturbano il segnale e non permettono di mantenere la comunicazione tra droni e eh, pilota. Quindi questi sciami di droni hanno solo un modo alla fine per uh, funzionare, che è quello dell'intelligenza artificiale, quelli, quello di scegliere autonomamente, cioè te dai l'ok okay, all'operazione nel complesso, non dai l'ok okay a ogni singolo uh, obiettivo colpito, no? E quindi, diciamo, questa uh, partita qua, ovviamente, diciamo, uh, questo esempio qua di Lavander è un esempio uh, paradigmatico di cosa comporta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sul fronte di guerra in una fase in cui l'intelligenza artificiale, per come si sta sviluppando la guerra, da, appunto, dai grandi mezzi agli unmanned vehicle di varie, sia marini, sia aerei, bla bla bla, eh, che, che appunto diciamo è il nuovo modo di fare la guerra le guerre d'ora in poi si faranno prevalentemente così e quindi eh, assolutamente fondamentale questa inchiesta qua di 972 è una roba da Pulitzer ecco. se, se esiste se Pulitzer fosse una roba se, seria eh, molto probabilmente insomma o a Simur per averci detto che ha buttato giù il Nord Stream o a 972 per aver sputtanato l'utilizzo sistematico di strumenti che nero su bianco autorizzano e legittimano il genocidio eh, quindi eh, non, 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 non sono d'accordo co con le cose che sono state dette in chat eh, basta, non ho altro da dire non so se c'è qualcos'altro no, la no, no, no. relazione culturale, culturale che sul Corriere mi pare a pagina 34 però ora il file si è cancellato Canfora, ah, okay. Atene, ma quale democrazia il culto moderno per il governo e polis è frutto di un equivoco. Ecco perché noi che siamo immagino filo spartani, questa cosa ci fa piacere e quindi si, si segnala la recensione di un libro di, di, di Ugo Fantasia e Luca Iori, curato da loro eh, che parla della, evidentemente del, 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 del governo oligarchico dell'Atene della teoria classica e poi a leggere Hanfor è sempre No, questo è molto importante perché diciamo su questa interpretazione della democrazia come la intendiamo in Occidente come dominio delle oligarchie, diciamo è un po' un nostro cavallo di battaglia. Ovviamente ispirandoci anche a riflessioni passate e di Canfora, questo è molto importante, diciamo, riuscire a sistematizzare il fatto che per noi democrazia è dominio delle oligarchie e autocrazia, sistemi autoritari, è un potere centrale abbastanza forte da impedire il dominio delle oligarchie, quindi è completamente ribaltato, diciamo, sono più democratiche, nel senso, no? etimologico della parola e eh, i regimi autocratici che non le democrazie liberali insomma almeno in questa fase putrescente no, di declino e di finanziarizzazione de, del capitalismo va benissimo grazie mille Nencius eh, noi ci vediamo domenica sera con la rassegna ecco con la bolla eh, ancora non abbiamo Deciso chi eh, invitare. Oltre a Francesco Dallaglio, perché roba insomma a, 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 in pentola ce ne sono diverse. Tra l'altro, potremmo anche appunto fare un focus su questa roba dell'AI in guerra, magari con, con uh, Antonio Mazzeo, potrebbe essere interessante. E vi continuo a invitare, diciamo. ci Stiamo. Uh, um, non siamo ancora a pieno regime con tutti i tour per la presentazione eh, di multipopolare, quindi vi eh, invito di nuovo a scriverci eh, per eh, a eh, organizzazione@multipopolare.it per organizzare eh, eventi di presentazione e di tesseramento dell'associazione sui vostri territori, eh, insomma, l'obiettivo è quello di cercare appunto di girare un po' il paese il più possibile da qui a il 4 luglio, che è il giorno di inizio della terza edizione di Festottolina che si terrà a Putignano in periferia di Pisa al Circolo Arci di Putignano in piazza 25 Aprile a Pisa tra il 4 e il 7 eh, di luglio. Eh, sarà insomma una cosa importante in qualche modo per eh, trasformare questa mh, cosa che abbiamo lanciato e hanno lanciato, insomma i nostri follower più proattivi eh, dell'Associazione Multipopolare. Eh, insomma, per fargli fare un salto di qualità importante e radicarla nei territori e che sia appunto un punto di incontro tra varie realtà diverse. Infatti ho visto alcuni hanno criticato. La prima presentazione si è fatta nella sede di Risorgimento Socialista con eh, gli amici di Risorgimento Socialista. Ne faremo altre con i CARC, le faremo con i 5 Stelle, le faremo con Rifondazione, le faremo con l'associazione delle fioriere di via. Eh, il nostro obiettivo insomma è mettere insieme chi più o meno si riconosce nei pochi paletti che sono l'antiimperialismo e eh, diciamo, la, 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 il socialismo del ventunesimo secolo che eh, Ottolina ha, dentro quel cappello lì insomma, ci rientrano un sacco di realtà che si prendono a schiaffi quotidianamente e che è un po' ridicolo visto la situazione che richiederebbe ben altro sforzo e ben altra capacità di mediazione e di organizzazione che non il gruppettarismo e il settarismo e la, insomma un po' la... la, la la, la chiacchiera incazzata fino a se stessa sui social che non mi sembra più sia il caso, eh, insomma, di, 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 non, insomma, non porta a niente di buono, soprattutto in una fase dove, eh, diciamo, la struttura, tutto quello che c'è sopra, è abbastanza debole e in difficoltà, quindi in realtà gli spazi di agibilità, di possibilità di conseguire obiettivi concreti in realtà si sono molto ampiati, siamo proprio noi, la nostra organizzazione, la nostra capacità di darci obiettivi concreti e di perseguirli in maniera realistica e concreta e non soltanto a chiacchiere, insomma, a chi la spara più grossa che viene assolutamente meno e ci impedisce di approfittare insomma di una fase di estrema debolezza di tutto quello che è, no? Diciamo, il mainstream, sia dell'informazione, sia della politica, ma anche dell'economia in qualche modo. Quindi, eh, insomma, eh, scriveteci a organizzazionechioccelamultipolare.it e scriveteci a Multipopolare.it anche per darci la vostra disponibilità a venire dal 4 al 7 luglio. Uh, a Pisa per aiutarci insomma a fare un po' di lavoro volontario durante la festa e voi fate i volontari e io e Mario ci arricchiamo sulle spalle vostre e andiamo a fare sì. i fighi a giro per il mondo per il resto del mondo esatto si va al Twiga e al Bambusau ciao a tutti grazie mille buon weekend ciao Tommy ah.